Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Evelina Cristillan, presidente della Fondazione Museo Gizio di Torino, ma stasera soprattutto qui come membro del Consiglio della FIFA e della UEFA. Buonasera Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Buonasera Gad Lerner, giornalista. Buonasera Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Eh sì, perché la questione della Superlega del calcio è sempre più politica ed economica e non solo in Italia. E tutto questo mentre Salvini e Grillo infiammano il dibattito sulla giustizia. Subito dopo la pubblicità. Evelina Cristillan, allora la questione della neonata Superlega del calcio è diventata una questione altamente politica, economica e ovviamente non solo in Italia. E lei è reduce da una difficile riunione della UEFA, che è la massima autorità del calcio europeo. Che cosa avete deciso? Si è deciso che la Superlega per noi non ha nessun valore, non c'è, non abbiamo nessuna intenzione di avallare in nessun modo quel tipo di competizione. C'è un ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale che prevede che chi partecipa ai campionati nazionali e ai campionati internazionali sia affiliato, in caso italiano, alla Federcalcio, poi alla UEFA e naturalmente in ultima analisi alla FIFA, che è il vertice mondiale. Chi esce da queste organizzazioni e organizza tornei per conto suo, eventualmente, sta fuori dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Quindi, per quanto riguarda la riunione della UEFA, del comitato esecutivo di oggi, non è stata data nessuna cittadinanza possibile alla cosiddetta Superlega, mentre è stato approvato un documento relativo già a un allargamento a 36 della Champions League, cosa di cui si stava già parlando da un pezzo, e alla nascita dopo il 2024 di una seconda, anzi di una terza lega, che sarà la Conference League, per le squadre minori. Quindi per noi a oggi la Superlega non esiste. Cristillan, no. Ma chi partecipa a questa Superlega in Italia, ricordiamo, ci saranno Juventus, Milan e Inter, verrà escluso dai campionati nazionali e i giocatori di questi club non potranno giocare nella nazionale di calcio? Ma guardi, io sono qua col presidente Gravina, che tra l'altro domani dovrebbe, speriamo e facciamo tutti il tifo, essere eletto nel comitato esecutivo della UEFA, quindi subentrare a Michele Uva, altro membro italiano che appunto non è scaduto in questa occasione. No, l'ordinamento italiano, francese, spagnolo, non importa quale, prevede che chi partecipa alla Superlega non può essere iscritto ai rispettivi campionati nazionali. Sulla questione altrettanto importante dei giocatori che possano andare a giocare nelle nazionali, se non sono parte della FIFA, non sono iscritti, non sono partecipi dell'organismo FIFA che certifica il player status, c'è proprio un termine fisico che lo definisce, no. Naturalmente qui partiranno azioni legali di tutti i tipi, lasciamo immaginare discussioni di ogni genere, però la situazione oggi è quella. Siamo già riconvocati, intanto domani c'è il congresso e poi per un altro comitato esecutivo venerdì, per cominciare a capire, perché la cosa ci è scoppiata tra le mani nelle ultime 24 ore, quindi non è che ci sia stato già il tempo di mettere in piedi tutta una strategia, cioè, sia quindi, legale, mi scusi Cristillan, ma il calcio europeo come lo conosciamo non esisterà più? In questo momento, se loro vogliono andare avanti, ma mi pare che ci siano già, sia a livello di sportivi, sia a livello di tifosi, sia a livello di ex giocatori, sia a livello, l'ha accennato lei prima,
di autorità politiche sovranazionali e nazionali, mi sembra che si siano espressi già tutti in maniera molto 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 scettica, perché questo ammazzerebbe il calcio in qualche modo, sarebbe una superlega di super ricchi sul modello dell'NBA americano, che giocheranno tra di loro, spenderanno sempre più soldi, compreranno sempre più giocatori e quei soldi finiranno nelle tasche di Raiola e dei giocatori, e questo sarà il destino di 12 o 15 super squadre di ricchi e tutti gli altri fuori. Allora, Gad Lerner, diciamo, qual è la partita vera che si sta giocando con questa Superlega del calcio? Sarebbe una lega dei super ricchi, perché appunto, ricordiamolo, non solo Draghi, ma anche Macron, Sanchez, Boris Johnson, la Commissione europea, sono tutti contrari. Qual è la partita vera? Guarda, c'è una partita lacerante dei nostri sentimenti. Io ho ammirato la flemma, anche la fermezza di Evelina Cristillen, tifosa juventina, che si è giustamente, come dire, scagliata contro questa decisione della Superlega. Potrei dire lo stesso come tifoso interista. Oggi abbiamo scritto con Michele Serra, Enrico Mentana e altri una lettera al nostro capitano Zanetti ricordandogli che è un simbolo di sportività, e speriamo che, come dire, la sua voce venga ascoltata, anche se temo che a Nanchino il capitalismo cinese non sia molto interessato al nostro parere. Invece conta molto il parere dei capi di governo, come tu ricordavi, e qui scusate se ricorro a un linguaggio classico, ma è un dovere nelle società democratiche porre un freno a una tendenza innata del capitalismo a formare blocchi monopolistici che blindano le posizioni dominanti, tanto più in un periodo come questo in cui queste grandi squadre hanno anche delle difficoltà economiche, dei buchi di bilancio, ma calpestando la libera concorrenza, che poi nel campo sportivo vuol dire accidenti, vinca il migliore, e se il migliore ogni tanto viene dal basso, il suo talento non è semplicemente legato alla capacità di ingaggiare il super campione, vedi l'Atalanta in questo momento in Italia, ne siamo ancora più contenti come tifosi. Alessandro Sallusti, ci sono in ballo tantissimi soldi, come sempre quando si parla di calcio. Oggi per esempio la banca d'affari JP Morgan ha detto di sostenere l'iniziativa e che ci sono a disposizione già oltre 3 miliardi. Ha ragione Draghi quando dice, e non solo lui, che preservare i valori del merito e della funzione sociale dello sport è cruciale, e che è questo quello che deve prevalere? Ma io trovo un po' ipocrita nascondersi dietro i valori morali, perché qui stiamo parlando soltanto di business e non esistono i buoni e i cattivi, tutti da una parte o dall'altra. La FIFA e la UEFA fanno business, hanno sempre fatto business e continueranno a fare business. In questo momento questo business è aggredito da un altro business che si vuole contrapporre, quindi è una guerra sui soldi, non c'entra nulla l'etica, non c'entra nulla, anche perché volevo ricordare due cose velocissime. La prima è che se il calcio è un'industria, l'industria si regola in base al mercato, non in base al parere dei primi ministri o di chi per loro. La politica, che già vuole entrare in tutte le nostre vite, con Covid c'è riuscita, almeno dal calcio stia fuori. E la seconda, che non mi sembra che in America non si giochi più a pallacanestro perché c'è una superlega dei ricchi, anzi semmai è il paese del mondo dove si gioca meglio a pallacanestro, proprio perché c'è un sistema di selezione basato anche sul business, non solo sul business, ma anche sul business. Allora, questo è un grande capitolo e interpello subito di nuovo sia Cristillan che Gad Lerner, ma prima vorrei sentire la professoressa Viola, che apparentemente nulla c'entra con questo dibattito della Superlega Calcio, però siccome il Covid ha scombussolato tantissimi settori economici dove girano tanti soldi, compreso quello del calcio e compreso quello dei vaccini, perché è un po'
La stessa cosa, no? Sta succedendo ed è successa con i vaccini, cioè i paesi più ricchi, più egoisti, più facoltosi sono quelli che ne hanno di più, ne usano di più e quindi usciranno prima degli altri. Sì, in realtà nel caso dei vaccini quello che è successo è che sono i paesi che hanno investito maggiormente nella ricerca biomedica e che hanno favorito anche lo sviluppo dei vaccini. Ricordiamo che le aziende come Moderna hanno beneficiato di un grandissimo supporto da parte del governo degli Stati Uniti. Quindi ci sono stati paesi che hanno prima di tutto creduto fortemente nella vaccinazione, che hanno negli anni, non solo adesso, investito in questo ambito e che ora ne stanno traendo i frutti e i benefici. Tuttavia il vaccino, io non so il calcio, non mi esprimo, non sono tifosa, ma sicuramente il vaccino deve essere un bene comune, perché a parte l'aspetto etico, no, dobbiamo proteggere tutti, dobbiamo dare a tutti quanti diritto, accesso alle cure e alla salute, ma a maggior ragione quando parliamo di un problema come una pandemia, in cui sappiamo benissimo che o se ne esce a livello globale o non se ne uscirà mai, perché il virus continuerà a circolare e ci saranno sempre più rischio di varianti. In questo momento nessuno sta pensando ai paesi poveri, nessuno sta pensando quale sarà la strategia vaccinale in Africa, per esempio, come si raggiungeranno i villaggi, quale potrà essere appunto l'approccio che utilizzeremo nel tempo. E invece bisognerebbe cominciare a ragionare appunto non solo su vaccini estremamente efficaci ma costosi e difficili da trasportare, ma anche su delle strategie magari più classiche come un vaccino proteico che potrà permettere la vaccinazione in tutto il mondo e quindi bloccare il virus, perché ricordiamo anche ai più egoisti che se anche noi dovessimo vaccinarci tutti e il virus continuasse a mutare in Africa, poi tornerebbe indietro. E certo, e non servirebbe più niente a nessuno. Allora, Gad Lerner, a proposito di egoismi, dice, parlando della Superlega del calcio, Sallusti, che è una questione di business, certo, e non è una questione di buoni e cattivi. Capitalismo che selvaggio. Non bisogna essere ipocriti e non è una questione etica, ma è una questione... Sono in totale dissenso da Alessandro Sallusti. Sono convinto che in un sistema democratico la politica deve impicciarsi delle regole del capitalismo, deve in qualche modo dettarle. L'abbiamo visto in termini fallimentari nel rapporto tra Unione Europea e le multinazionali farmaceutiche sul tema dei vaccini. Qui no, mi dispiace, ma ci sono delle regole che vanno rispettate e spero che venga sanzionato, come la UEFA ha annunciato, chi prova a sottrarsi ad esse, costruendo un sistema nel quale poi danno l'elemosina che nella Superlega possono entrare di volta in volta 5 squadre su 20 in totale. Le altre 15 sono garantite, blindate. È un'indecenza. Mi pare che Sallusti non sia d'accordo. Sallusti e poi Cristillen. Velocissimo, volevo ricordare a Gad che se oggi forse ci salviamo dal virus è perché delle multinazionali private hanno scoperto il vaccino a tempo di record, non perché lo Stato ha delle sue aziende che producono vaccini. Ma come me l'idea che Draghi la decida, Viola, che Draghi decida forti la finanziamenti alla ricerca, che Draghi decida la ma certo. Che Draghi decida la formazione della nazionale o chi deve giocare in un campionato, a me fa un certo effetto, onestamente. Lasciamolo decidere a chi deve decidere. L'hai sparata grossa. L'ha sparata grossa, Cristillen? Ma no, in realtà io volevo riprendere quello che ha detto il direttore Sallusti poco fa riguardo a UEFA e FIFA che vanno business. Certamente, direttore, lo fanno. Però mi piace ricordare, no, mi perdoni, che i club di calcio affiliati all'ECA, alla European Club Association, sono 250, quindi non 12, e tutti gli altri sono d'accordo con noi, cioè questi 12 sono riusciti a uscire dalla loro associazione, non dalla UEFA. Quindi ci sono associazioni, certo, che fanno business, ma permettono a quasi tutti di farlo. E la FIFA ha 211 federazioni affiliate che anche loro hanno avuto 2 miliardi dalla UEFA, dalla FIFA in questa fase per essere aiutate post-Covid. Quindi il business sì, ma c'è anche altro.
Quindi per carità, poi ognuno è libero di pensarla assolutamente come vuole, però ecco, chiaro. Il presidente della ECA oggi, anzi era Andrea Agnelli, non c'è più, è venuto il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a dire no, noi ci siamo e tuteliamo i 246 club che sono rimasti dentro. Ecco, ma lei ha sentito Andrea Agnelli, che ovviamente conosce molto bene? No, non l'ho sentito, l'abbiamo aspettato qua invano oggi per il comitato esecutivo, però si è dimesso, ecco, c'è il suo posto vuoto lì e niente, l'abbiamo aspettato. Ma cosa gli direbbe se ce l'avesse davanti? Gli direi che mi dispiace, perché gli voglio molto bene, perché lo conosco da sempre, ma penso che questa volta abbia preso una decisione non giusta. Quindi una decisione sbagliata. E come andrà a finire? Dal mio punto di vista sì. Ma come andrà a finire tutta questa storia? C'è una possibilità che le squadre di questa neonata Superlega possano fare marcia indietro? Esiste ancora questa possibilità? E chi lo sa? Questo bisognerebbe essere nella loro testa. Ho già sentito che hanno raccolto qualcosa come 4 miliardi e mezzo di euro dai fondi che li stanno sponsorizzando. E quindi non credo che ci siano moltissime possibilità, quello che ha dichiarato il presidente. Chi sono questi fondi? Oggi. Come? Chi sono questi fondi? Fondi Cittimo. Americani e fondi dell'Arabia Saudita. Ah, ecco. Allora non lo so come andrà a finire qua la partita. Neanch'io. La seguiremo comunque, perché come abbiamo visto in gioco c'è molto di più del calcio, che già è tantissimo in termini di tifosi, di soldi, di interessi. Professoressa Viola, in tutto questo uno dei provvedimenti del governo è stato anche quello di riaprire parzialmente gli stadi al pubblico, quindi il calcio di rifo, di raffo, c'entra sempre anche con la pandemia. Ma a proposito di riaperture, contenta lei con questa decisione del governo di ripartire il 26? Domani pomeriggio ci sarà una nuova riunione governo-regioni, perché dovranno definire dei dettagli sulla riapertura delle scuole e forse anche su altre questioni, perché naturalmente è inutile dire che c'è anche tra i suoi colleghi chi dice che sono riaperture troppo affrettate visti i numeri della pandemia, e chi dall'altra parte invece dice no, troppo poco, dovremmo aprire molto di più. Allora, la strategia delle riaperture a me sembra assolutamente solida, perché prima di tutto è basata sulle evidenze scientifiche, quindi si parte con le riaperture all'aperto, no? Gli spazi all'aperto, visto che sappiamo ormai che il contagio è veramente irrisorio all'aperto, il rischio di contagio è veramente irrisorio all'aperto, non ha un vero impatto sui numeri, sulla pandemia. Quindi si parte basandosi su solide basi scientifiche, questo già a me piace. E poi si parte con gradualità. Quello che avevamo Ma detto, oggi ci sono stati 317 nuove vittime, mi pare. Non è che i numeri siano così rassicuranti. No, certo, i numeri non... Allora, il calo c'è, nel senso, lei sa benissimo che il calo sulle vittime avviene sempre più tardi, ma nelle ultime settimane il calo sensibile c'è stato nel numero dei contagi. Ma quello che noi dobbiamo fare è appunto ricominciare ad aprire, perché uno, perché lo chiede il paese, due, perché effettivamente dei segnali positivi ci sono, tre, perché stiamo vaccinando e dobbiamo quindi dare fiducia alle vaccinazioni, quattro, perché andiamo incontro alla bella stagione che, come sappiamo, ci permette di stare di più all'aperto e quindi di non rischiare. Da qui le riaperture: non hanno deciso di riaprire tutto e subito, non si andrà al ristorante, ma si andrà solo al ristorante all'aperto, non si andrà a fare attività fisica dentro le palestre al chiuso, ma solo si potrà fare l'attività fisica all'aperto. A me sembra molto saggio, molto responsabile. Ma le scuole piene al 100% sono un rischio?
È un rischio che dobbiamo assolutamente correre perché non ne possiamo più, i ragazzi devono tornare a scuola. Quindi se stiamo pensando di riaprire il resto, ovviamente la prima cosa da riaprire è la scuola. Io credo che in questo momento, con le vaccinazioni che stanno andando avanti con un buon ritmo, con le regole che già conosciamo e con appunto queste riaperture graduali in modo da poter essere controllate, come ha detto Draghi, è un rischio che, possiamo permetterci, che dobbiamo permetterci, che dobbiamo affrontare. Gad Lerner, oggi si parla come tutti i giorni, da mesi e mesi, di Covid, Superlega Calcio e di un video di Beppe Grillo, il leader storico nonché garante del Movimento 5 Stelle, in cui difende a spada tratta con molta enfasi, con sembra anche quasi esasperato il tono che lui usa, suo figlio che è accusato di stupro. Siccome registrato moltissime reazioni questo video da parte del mondo politico e non solo, è solo lo sfogo di un padre o è un'ingerenza indebita di un leader politico? Guarda, provo perfino disagio a parlarne perché mi spiace, perché mi rendo conto che si tratta di un padre addolorato, ma ne penso il peggio del peggio. Penso che le modalità con cui ha del tutto ignorato la figura della ragazza, replicando una terminologia consenziente che ritroviamo così spesso nei processi di violenza sulle donne, in cui alla fine la figura della vittima viene trasformata in colpevole. Tutto questo, pur con il dolore che immagino lui viva, doveva risparmiarselo. È uno scadimento grave, tanto più che utilizza uno strumento mediatico, il suo blog, che utilizza anche nelle iniziative politiche che assume. Io rispettavo il suo addolorato silenzio tenuto così a lungo e che tra l'altro aveva anche consentito che questa vicenda così delicata venisse seguita con un certo rispetto e con discrezione dai mass media, ma ha combinato un disastro Alessandro Sallusti. Grillo è stato criticato anche dai leader politici, a cominciare da Salvini. Ha sbagliato a fare questo video? Beh, mi sembra talmente evidente, condivido tutto quello che ha detto Gad, ma non trascurerei il lato politico della vicenda, cioè il fondatore del partito dei giustizialisti, della cultura del sospetto trasformata in legge, di tutto quello che ben sappiamo dei grillini, improvvisamente dice: scusatemi, sono sbagliato, i giudici possono essere di parte, è sbagliato sospettare, eccetera eccetera. Ora io mi aspetto che i 5 Stelle trasformino in linea politica questa nuova teoria del padre, perché altrimenti qualcuno sta prendendo per i fondelli qualcuno. E questo è anche il problema, Gad, anche perché ricordiamo che il leader della Lega Salvini è stato rinviato a giudizio per sequestro di persona nella vicenda della Open Arms e dei migranti che sono stati per 5 giorni in attesa di poter attraccare in uno dei nostri porti. Non vedo quale comparazione sia possibile tra queste due vicende, sono due vicende completamente diverse. L'ha fatta Salvini. A lui conviene farlo, ma Salvini sta usando un linguaggio, una retorica che secondo me ha travalicato anche in questo caso i limiti del buon gusto. Quando parlando di sé dice: io ho agito per difendere i sacri confini della nazione, per favore, sarà al tribunale a valutare la rilevanza penale del suo operato nel caso della Open Arms. Sono d'accordo con lui che per quanto riguarda, diciamo, le responsabilità politiche
comprendono anche gli altri esponenti del governo che poi, come dire, hanno cambiato alleanza politica, ma per favore lasci in pace i sacri confini della patria, perché c'è gente che è morta davvero per difenderli, che è morta davvero per conquistare la nostra libertà. Meno prego, retorica. Sallusti. No, se c'è qualcuno che non è morto sono proprio quelli che Salvini ha fermato al largo delle coste, anzi sono stato subito soccorso, curati, smistati e spero, mi auguro che siano a piede libero in giro per l'Europa a lavorare. Quindi Salvini non ha ucciso nessuno. Tanto così, e chi ha detto che ha ucciso? Questo era il concetto. Cosa mi attribuisci? Io dicevo solo che si è paragonato alla linea del Piave, ha paragonato alle trincee della Prima Guerra Mondiale il suo blocco di questa nave con pochi disgraziati a bordo, come se rappresentassero un'invasione, un pericolo per la patria. Calmini. Evelina Cristileng, un po' quello che succede da tanti anni in Italia, Salvini dice che siamo garantisti, riferendosi ai grillini, garantisti il sabato e invece giustizialisti la domenica. Ma insomma sono schermaglie politiche nel caso di Salvini che in qualche modo, voglio dire, siamo assolutamente abituati ad ascoltare, non sto lì a dire doveva, non doveva, cose del genere, mentre invece mi associo totalmente a quanto ha detto Gad sul video di Grillo, perché davvero io credo che sì, se prima c'è stato e doveva esserci, perché è una questione privata davvero triste e dolorosa, ma insomma poi approfittare è una parola sbagliata, ma insomma esprimersi in quel modo diventa veramente difficile, lo dico da donna, perché davvero di queste cose non se ne può più, e quindi quella era una cosa da evitare e soprattutto da avere dell'attenzione verso questa ragazza. Lo dico da donna, non se ne può più. Diciamo ha fatto un passo falso nella migliore delle ipotesi, va? Mettiamola così. Gad, scusa, ti vorrevo chiedere una cosa su questo sito che è accessibile da ieri, che si chiama noipartigiani.it, dove tu insieme a una collega hai fatto un grossissimo lavoro per restituire la memoria, tanta memoria che stiamo perdendo. E però questo sito, partigiani.it, ha subito un attacco massivo informatico. Che cosa è successo? Sì, è stato un lavoro di oltre 2 anni coordinato da Laura Gnocchi, come tu giustamente ricordavi, in cui noi abbiamo raccolto 500 videotestimonianze di donne e uomini che sono stati protagonisti della scelta di libertà che è alla base della prossima festa del 25 aprile, alla base della nostra Costituzione, che ha una cultura antifascista alla sua base, e evidentemente disturba questa raccolta che l'AMPI ci ha consentito di sviluppare, che adesso è a disposizione di tutti i cittadini. Sono storie meravigliose, sono vecchi straordinari, alcuni ultra centenari, che raccontano con il cuore, dandoci degli avvertimenti sul fatto che non è data una volta per tutte la nostra libertà, che le tendenze autoritarie, aggressive, che si manifestano fuori dai nostri confini, non è detto che non debbano manifestarsi anche qui in Italia. Evidentemente questo dà ancora fastidio. Questo evidentemente suscita ancora reazioni di boicottaggio, ma noi speriamo che invece tanti vogliano incontrare i loro volti e le loro storie nelle scuole, nei luoghi di lavoro durante questa settimana che precede il 25 aprile. E anche per i comuni cittadini come me, come tanti altri, quindi visitate questo sito partigiani.it. Noipartigiani.it. Noi partigiani, scusami, noipartigiani.it. Professoressa Viola, sì, la pandemia ci avrebbe dovuto insegnare tantissime cose, no? Anche maggiore rispetto, più tolleranza, meno nazionalismo, ma insomma non abbiamo perso ancora tutte le speranze, ma non sta proprio andando così come in tanti pensavano ci avrebbe cambiato. È inutile che le ricordi che non solo Salvini, ma la
stragrande maggioranza dei ristoratori chiede che il coprifuoco venga spostato oltre le 22. Oggi, come sappiamo, scatta dalle ore 10 di sera. Si può fare questa cosa di chiudere tutto alle 23 o a mezzanotte? Ma allora io non credo che il contagio subirebbe un effetto drammatico se invece di chiudere alle 22 si chiudesse alle 23, naturalmente continuando a fare i controlli, perché il problema principale poi sono gli assembramenti, quindi se ci fossero i controlli l'apertura potrebbe tranquillamente slittare, perché per noi, cioè per il virus non farebbe una grande differenza francamente, però per i ristoratori cambierebbe moltissimo, perché le persone che in questo momento vogliono investire in un'attività all'aperto si stanno facendo due conti, perché naturalmente la maggiore attività sarà concentrata nelle ore serali, per cui spostare alle 23 francamente io la vedo un ottimo compromesso per permettere a queste persone che hanno sofferto così tanto di poter ripartire. Quindi consiglierebbe al governo di farlo? Sì. Assolutamente sì. Ecco, ma allora adesso vi faccio vedere che cosa pensano gli italiani di queste riaperture e del piano vaccinale. Ce lo racconta Paolo Pagliaro nel punto, guardate. L'accelerazione c'è stata, ma non abbastanza da tranquillizzare gli italiani. 6 su 10 sono preoccupati per i ritardi della campagna vaccinale, appena un terzo si sente rassicurato. I timori rilevati dall'Istituto Demopolis risultano fondati se si analizzano i numeri di quanti risultano vaccinati a una settimana dalle prime riaperture fissate dal governo a partire dal 26 aprile. A causa dei ritardi nelle forniture europee di alcune delle case farmaceutiche, su una popolazione complessiva di 60 milioni di residenti, appena l'8% ha avuto una vaccinazione completa, l'11% una sola dose. L'81% degli italiani deve essere ancora vaccinato contro il Covid. Alla domanda se pensano di vaccinarsi, 2 italiani su 3 rispondono di averlo già fatto o di essere in attesa di poterlo fare al più presto, non appena verrà il loro turno. Il 23% invece non lo sa ancora, ha delle perplessità, preferirebbe attendere. È minoritaria di 1 su 10 la quota di quanti non intendono comunque sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus. La vicenda AstraZeneca ovviamente ha inciso. Se 1 su 2 rimane dell'idea di utilizzare qualunque vaccino, il 42% ammette che preferirebbe attendere un antidoto diverso da quello messo a punto a Oxford. La maggioranza, il 53%, vorrebbe avere informazioni più chiare sugli esiti delle vaccinazioni, dagli effetti collaterali all'efficacia dimostrata in queste settimane tra quanti hanno ricevuto le due dosi. Il 38% dichiara invece che si sentirebbe molto più incentivato se potesse scegliere il vaccino. L'istituto diretto da Pietrovento ha verificato infine l'opinione degli italiani sulle priorità della campagna vaccinale ridefinite dal governo Draghi. Il 74% condivide la scelta di dare precedenza agli over 70 e ai cittadini più fragili, la pensa diversamente il 20% che vorrebbe invece dare priorità alle categorie produttive. Siamo in chiusura, grazie professoressa Viola, grazie Evelina Cristillen, grazie Gad Lerner, grazie Alessandro Sallusti, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio al film, alla serie televisiva Chernobyl e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30, arrivederci.